l'applauso doveva essere fatto finire del tutto. Non siete stati soli. Io anche, per confermarvelo, ho aspettato questo momento per chiedere a nome della Camera del Lavoro, a Corrado Mandreoli, perché la Camera del Lavoro l'ha ospitata anche l'altra volta, perché la Camera del Lavoro è stata accanto a molte iniziative antimafia, anche delle ricerche sulla mafia con l'università. Chiedo a Corrado Mandreoli di venire qui a dare la sua solidarietà, la sua testimonianza e anche di fare quell'invito di cui mi aveva parlato. Grazie. Innanzitutto grazie di essere qui a tutti voi e soprattutto a persone che stimiamo. Ho colto nella risposta quell'amarezza di chi lavora e spesso lavora in solitudine. Lo dico perché nella storia di tutti i giorni noi abbiamo delegati che contrastano l'indifferenza, contrastano meccanismi di sfruttamento, contrastano il gioco pesante del malaffare. Il nostro delegato all'ortomercato per l'ennesima volta è stato minacciato con una pallottola inviata a casa, semplicemente perché nello svolgere il suo lavoro denuncia. Così come alla fiera di Milano, dopo che gli organismi sono stati azzerati per le denunce. E quindi la solitudine di questi giorni di fronte a una situazione di cui siamo portati a volte a vergognarci dei nostri rappresentanti. Guardate, io ero martedì scorso a Madrid per un progetto europeo sui crimini d'odio. Ero a Madrid quando il governo di Madrid ha accettato di far attraccare la nave. Io ero lì come italiano, con una storia alle spalle di un paese che si è sempre battuto per i valori dell'accoglienza e della solidarietà, ed ero lì in virtù di un paese che chiude i porti e decide, come dire, di non accogliere. Il tema e i tempi che ci aspettano, a mio avviso, sono tempi in cui il lavoro che facciamo per affermare i diritti, la giustizia e la libertà non troveranno grandi sponde. Questo è un po' la nostra sensazione. E quello che è importante è quel dipende da noi. Quel dipende da noi è fondamentale, perché noi abbiamo bisogno di trovare la forza insieme, di ricostruire legami che sappiano rispondere, a partire dal lavoro che quotidianamente facciamo per affermare un'idea di una società diversa. E quindi io vivo questi momenti come dei momenti di grande respiro, anche per i muri, che spesso non vedono così tanti giovani, per le parole che si dicono, per le persone che portano qui una testimonianza di cui noi abbiamo un bisogno fondamentale per tenere aperta la speranza che sia invece possibile, nonostante tutto, affermare un'idea di una società diversa, più giusta, senza tutte quelle disuguaglianze che ci stanno davvero ferendo fortemente. L'idea era anche quella, oltre che ospitare, dedicare magari, ed è un invito che faccio all'università, dei momenti in cui ci confrontiamo sul tema della legalità, a partire anche dalla quotidianità, dai problemi che noi quotidianamente affrontiamo per affermare la legalità, perché lottare contro il lavoro nero, il precariato, per noi vuol dire affermare un'idea di legalità che non è disgiunta dalla lotta alle grandi mafie, ma è un tutt'uno, perché affermare il diritto è un esercizio che vale per tutti, vale per i profughi, per gli immigranti, per i lavoratori
sfruttati, per i lavoratori ingiustamente licenziati, così come per le grandi operazioni di malaffare che si giocano nel nostro paese. E quindi penso che il tema sia appunto quello di stringere maggiormente i rapporti tra di noi e rendere più efficace la nostra consapevolezza, perché dipende da noi. Grazie.